È stato un grande evento, una sala con 200 e più persone. C'era naturalmente il rettore del Politecnico, padrone di casa, ma anche supporter del nostro progetto, e questo mi ha fatto molto piacere. Insieme all'amministratore delegato dell'Inter abbiamo spiegato un po' le grandi linee dei due progetti che poi abbiamo presentato. Abbiamo tolto il velo su un lavoro che ci ha visto impegnati per un anno. E la mia impressione è che abbiamo colpito chi c'era in sala. Per me San Siro, figuriamoci, ci sono affezionato enormemente, però ogni cosa ha il suo tempo e non bisogna mai guardarsi troppo indietro, bisogna guardare molto davanti, ed è quello che io sto cercando di fare. Presidente, il dialogo con la città e con la politica della città? Ma devo dire, è iniziato, facciamo tutti gli sforzi necessari, sia sotto il profilo formale di fare tutte le pratiche necessarie, sia incontrando il capogruppo del comune, le varie commissioni comunali, spiegando le cose, rispondendo alle domande. Io mi auguro che Milano non dica no a un progetto fantastico di riqualificazione della zona di San Siro, di dotare Milano del più bello stadio del mondo. Non riesco a credere che i miei concittadini rinuncino a un'opportunità di questo tipo.